Allora, cari amici, allora ben ritrovati qui con Science Web Network, www.sciencewebnetwork.it. Qui con noi abbiamo degli amici che ci sono venuti a trovare oggi pomeriggio e appunto invitiamo qua con noi, in particolare Prego, che appunto vediamo sulla web, caro Luca che si mette davanti. Io dove mi metto? Ci sono? Ma eccoci là. Siamo lì appunto, in particolare la maglietta che ci ha colpito di Back to the Future, di cui io sono un grande appassionato, ma naturalmente ricordiamo i vostri nomi, voi siete più appassionati di me. Io sono Luca, ciao. Andrea, ciao. Maurizio. E io non ho capito nessuno dei tre nomi per lo sottofondo, ovviamente. Uno dovresti ricordartelo. Io però me lo ricordo molto bene, scherzi a parte. Ovviamente il nostro direttore tecnico ci fa notare che... Infatti scaliamo, spostiamo... Che siamo tutti dentro all'inquadratura, no, caro Luca? Allora, parliamo di questi nostri cari amici, no? Scusami, Luca. No, guardi, prego, Gianluca, Luca e tutta la combriccola. Sì, naturalmente siamo in diretta, vogliamo ricordarlo. Science, dopo 3 ore che stiamo parlando, ci fa notare che siamo in diretta. Esatto, allora, chiama la mamma, esatto. È in www.sciencewebnetwork.it dove ci potete ascoltare. Come già preannunciato, siamo... Se già vuoi dire qualcosa, dilla ora che non abbiamo più lo sfondo musicale. E quindi siamo in diretta da Faenza, May 2.0 2013. Anche quest'anno noi di Science Web Network siamo qui. E adesso chiacchieriamo con questi amici che ci sono venuti a trovare. Abbiamo già conosciuto oggi pomeriggio. Vai, Luca! Eccoci qua, innanzitutto il nome della band, chi me lo dice? Noi siamo in Rego Silenta! E vai! Guardate questa proprio prolungata, un po' polsata. Con l'accordo di chitarra dello stand a fianco. È venuto. Ma neanche l'avessimo studiato. Esatto, di cui non diremo il nome per la concorrenza. No, scherzo. E dove vi possono trovare i nostri amici? Naturalmente nel web. www.regosilenta.com e poi su Facebook / Regosilenta e MySpace Regosilenta, e il nostro nome non ce n'è un altro, quindi è molto facile, andate su Google e cercate Regosilenta, trovate solo noi. Quindi scandiamo bene per gli amici di casa, Regosilenta. Io quindi, ovviamente sto leggendo il labiale perché esatto, non sento nulla. Siamo sotto labiale, qualcuno fa passare in, in sotto... Scusate, scusate, dobbiamo dormire qui. No, sai come la pubblicità? Un go più forte che a Napoli non si è sentita. E non citiamo quella pubblicità. Anche più vicino se vuoi. Sì, è una minaccia questa, effettivamente. Ricordiamo che naturalmente questa chiacchierata che facciamo insieme non solo sta andando in diretta su Sai Super Radio, ma poi anche verrà montata per questa sorta di reportage che faremo anche quest'anno sul May. Scusa, come dici tu reportage? Non lo dice nessuno. Esatto, reportage. Ma soprattutto, caro, io parlo con lui perché è più vicino. Per i nomi non sentiamo nulla. E così leggo il suo labiale. Esatto. Di dove siamo? Allora, noi siamo della provincia di Novara. Sì, sì. Novara conosciutissima, nord d'Italia, già. Sì, esatto. Piemonte. No, giusto dare qualche indicazione geografica. Io ho fatto 2 anni di militare a Cuneo, ma non a Novara. Cuneo? Conosco uno che l'ha fatto. Altro. E le prossime date che avrete, dove, se volete ricordarle, oltre che venirvi a trovare nel sito. Se ce l'avete, se no. Ma abbiamo il 12 di ottobre, siamo a Borgomanero in piazza per la festa del Movimento 5 Stelle. Poi più in là ne avremo una Vercelli alle Officine Sonore verso dicembre. Le stiamo buttando giù adesso perché stiamo promuovendo il nostro super nuovo disco. Ehi, ho tutto in tasca io. Proviamo a farlo vedere di nuovo bene perché... Aspetta, no, questo lo censureremo. No, scherzo. La tagliamo come si fa. Versione bagnata del disco. Una volta c'era la maglietta bagnata, adesso invece c'è il disco bagnato. Notare Gian come si è proprio inquato verso le la cuffie regia, sì. Ma ci sentiamo? Sta venendo benissimo. Ma che bello. Ottimo, sì. Chi l'avrebbe mai detto? Con Saio sta la regia. Cari amici, quando volete, come già vi dicevamo e lo ribadiamo a tutti in diretta, non solo, non ci stancheremo mai di dirlo, quando vorrete venire ai nostri ospiti un lunedì sera nelle nostre consuete, non siamo noi, nelle nostre consuete trasmissioni in diretta web del lunedì, appunto è provvisoriamente i due compari, come potete vedere qua di dietro, più uno, che siamo noi tre, vi aspettiamo ben volentieri in diretta web, via Skype, contattate Luca per quanto riguarda
Luca, sei tu il responsabile organizzativo del palinsesto. Chi l'avrebbe mai detto? E venite a farci sentire anche i vostri brani se non siete sotto SIAE, perché se siete sotto SIAE purtroppo lo siamo, quindi ti faremo solo canzoni. Microfono. Purtroppo noi siamo depositati con i nostri brani, però faremo dei pezzi magari nuovi, li inventiamoli sul momento, d'accordo? Ok, ben detto. Per quanto riguarda Back to the Future, vogliamo spendere due parole per gli appassionati come noi di questo meraviglioso capolavoro? Forse non tutti sanno che, come ti dicevo prima quando ci siamo incrociati, che durante la scrittura... Scusa, questa è bella, questa mi è piaciuta. Questa è una chicca. Durante la scrittura del film, Zemeckis stava pensando di usare come macchina del tempo non la DeLorean, bensì un frigorifero. Poi hanno cambiato idea perché temevano che i bambini, dopo aver visto il film, si infilassero nei frigoriferi, e quindi hanno deciso di farla diventare una DeLorean. Whirlpool gli ha fatto causa, non si sa, può essere. Ah, hai detto Whirlpool. Però. Ah, detto questa Whirlpool, qua deve essere una di quelle stronzate che gli avrà detto la... No, ma tanto lo censureremo. Ah no, siamo in diretta, quindi non lo possiamo censurare. Quindi... Soddisfatti della... Ne vuoi un'altra? Non ne ho altre, non le so. No... il volo pattino non esiste. Anzi, esiste, è stato prodotto, costa 160 euro, ha pochi pezzi della lo potete Mattel, comprare della nei negozi no. Mattel, ma tanto. Quella è la videocamera, quella è lo schermo. Incredibile. Dobbiamo dire assai. Aspetta, questa è Faenza, non spieghiamo un attimo. Bay 2.0, esatto. Bene, se volete restare con noi è un piacere, perché tanto abbiamo tutto il tempo che vogliamo, e se no vi lasciamo andare avanti, potete tornare anche dopo. O solo intervistiamo qualcun altro e buonanotte. Buonanotte, esatto. Torniamo dopo, perché io ho imparato a fare le puzzette, dopo a fare un po' di numeri, ok? E lì c'è la gara di puzzette. Io vi aspetto se volete venire a Caffè 1900, vai, Caffè 900. È bella la scritta 9 e 100 in cifre e numeri, dove appunto presenterò per il May le band che stanno suonando adesso. Quindi se volete fare un giro in Corso Mazzini, sono già partiti da mezz'oretta e finiranno tra un quarto d'ora, poi riprenderanno alle 9. Benissimo. Per gli amici che sono qui con noi. Allora, bene, ci vediamo dopo. È stato un piacere, grazie. Grazie. Ragazzi, è stato un piacere. Non incrociamoci, aiuto! Vado via. Ciao. Ecco, grande. Grazie mille, ciao. Grazie. E allora arrivo, microfono qua con la diretta di Sales Web Network. Per quanto riguarda da Faenza, è sempre il vostro Gianluca. Allora io a questo punto direi, caro Gian, che possiamo cambiare, change. Sì. Chi entra fuori registro? Facciamo il prego, giro. Prego, abbiamo altri amici qui con noi. E questo è il nostro studio, attenzione, improvvisato con il nostro telone. Ciao. Che l'ho messo lì apposta. Ciao, piacere, Dennis. Maurizio. Luca. Sì, la web cammellino trovate. Nota di servizio, voglio solo vedere se il microfono ce l'ho acceso, ok, perché mi è venuto un dubbio a un certo punto. Ma detto, che ne so, Gian. Ma... perché non è che si sente tanto la vostra voce, no, la vostra voce non si sente tanto dalle casse. No, ma è tutta... perché c'è. No, ma era un radio. Il nostro tecnico ci dice che in realtà. Suono qua di quel fiago che dà di decibel parecchio. Radio Super Sound, potremmo dire, super per fare un sound. Gioco di parole, che questo era il Super Sound. No, scherzo. Esatto. Allora. Intanto benvenuti qui su Saiuz Web Network, che è Saiuz Web Radio, Saiuz Web TV, dove i nostri amici da casa ci stanno ascoltando in diretta in www.saiuzwebnetwork.it. E anche voi, se vorrete venire ospiti da noi un lunedì sera, come dicevamo agli amici di prima, contattate Luca, il nostro ovviamente il baldo giovane sarei io, luca@saiuz.com. Basta, non dico nient'altro, mi metto a sedere in un angolo. Potete fissare un lunedì sera per venire ospiti da noi nella nostra consueta trasmissione di provvisionamente due compari, come potete vedere. Aspetta, facciamolo vedere. Scusi, lei si sposti. Ce ne sono tre, però. No? Ce ne sono tre, perché esatto, uno è il vecchio. Ti rifaccio ripassare qui. No. Esattamente. Sì, ma sicuramente veniamo a lunedì. Bene, ciao. È fissata con Luca un lunedì, quindi allora parliamo un po' di voi, sì. Appunto. Cioè, quindi dicevamo il nome del tuo fuori registro. Fuori registro. Siamo del Veronese. Quindi ottimo. Comunque conterranei nel senso buono, perché noi siamo da Treviso e provincia, a parte Luca comunque dalla provincia di Modena. Io non lo so, sono figlio del mondo, esatto. Probabilmente. O del mondo italiano. Ma io sono appena sbarcato, a me la mamma, sì, dicono. Cioè, me l'hanno raccontata così, poi non l'ho mai capito. Esattamente, vediamo che Saius ride e sghignazza. Saius ride sotto i baffi. Direi, caro Saius, se riusciamo a spostare il computer, il portatile più verso la webcam, così noi ci guardiamo lì come se fosse lì,
è stato un piacere dirlo. Sai, cioè, è un po' come che... parlare su Skype che ti guardi nel, nel monitor, ma c'è cioè, un po'. No, ma poi noi abbiamo un direttore tecnico che, come vedete, è sempre presente. Sta sì, passeggiando. Esatto, parli e lui se ne va. Tra poco si accenderà un sigaro, ve lo dico. Esatto. Portate una birra, non ne frega niente proprio. Vabbè, è un piacere avere Sainz la regia. È sempre è così che si fa. Esatto. No, diciamo la verità, a nostro agio. No, non lo sente, carissimi, quindi... ma il problema vabbè, qual è? Che lui se vuole stacca tutto e si arriva a casa. Cioè, noi siamo qui a fare i pagliacci. Beh, veniamo a voi allora. Come mai la scelta di questo nome? Così ci bruciamo le domande per quando verranno. Bravo. Ma allora non vi svelo niente, perché così a lunedì in diretta vi sveleremo come mai fuori registro. Per ora è perché, insomma, vi dico così una cosa che sicuramente non è reale, ma però prendetela per buona. Fuori registro perché a noi piace essere fuori dagli schemi, fuori dai registri, nonostante che magari noi comunque promuoviamo una musica italiana, però ci piace essere un po' al di fuori di quella commercialità che esiste di solito. Direi che guarda, io non voglio svelare nulla, ma hai svelato tutto praticamente. No, ma infatti questo l'ho raccontata io, ma non è vero, perché in realtà non sono io il referente del gruppo. Diciamo che il cantante, nonché mio cognato, in realtà è colui che sa il motivo per cui c'è fuori il registro, ma io non ve lo dirò, ve lo dirà lui in trasmissione. Quando verrete in trasmissione. Ah, ok, va bene, molto bene. Esatto, però esatto. A sto punto che domanda facciamo l'altro componente? Ci brucia... Poi vediamo anche quando verrete in trasmissione. Naturalmente con Luca concorderete il lunedì da qua a ottobre. No, io vorrei fare una domanda tecnica. Sì. Da qui a Verona chi guida? Lui. Ah, allora, cioè tu non guidi, non parli, non guidi, suoni almeno, qualcosa fai. Lui è un grandissimo chitarrista, ragazzi, guardate questa faccia, perché sicuramente la vedrete su Guitar Hero. Sì, infatti sono fatto insieme ad Iron Man e Capitano America. Secondo me è meglio lui di Iron Man, comunque, se posso dire la mia poi. Vero, però non di Capitano America. No, Capitano America infatti. No, però adesso io sicuramente mi contatterò per una serata lunedì. Però basta che non mi fate aspettare fino all'anno prossimo, perché no, guarda, immagino che avrete tanti gruppi. No, noi puoi venire anche tra sei mesi. No, scherzo, no. Ciao, sono io. Testimoni di Giova non li vogliamo, no, scherzo. E quindi di conseguenza ci fa sempre molto piacere. Sì, giusto per capire, voi siete sotto licenza, cioè sotto SIAE o altre licenze? Scusa, salutiamo la pasta di Cecco, che sono presenti. Ecco, hai fatto pubblicità alla cosa. Ma io non ho problemi, sì. Guarda. Allora, diciamo no? un po', nel senso che qualche canzone del vecchio album è non vale. Sotto SIAE. Ma via, calci. Mentre no? Da un certo punto in poi non abbiamo più registrato per la SIAE. Perché in realtà noi apprezziamo molto la SIAE e il suo lavoro, ma vorremmo che migliorasse determinate cose, sinceramente, che a noi ci stanno molto molto strette. Ti interrompo perché se dici un'altra volta SIAE, Saiuz che il capo sviene. SIAE all'incontrario comunque è una nota marca di un'altra cosa. È come, sai, quella ragazza che è andata in cerca del tappo per il coso dell'olio, no? Il serbatoio dell'olio. Insomma, è andata là e fa: scusi, ma io sto cercando il tappo dell'olio, quello con 710 stampato in cima. Che oil. Allora, sai, dopo un po' che non si capivano, gli ho fatto capire che oil all'incontrario, ecco. Sì, no, fate parlare un po' lui, perché lui non guida, non parla. Però suona la chitarra, lui parla con la chitarra. Ha pugliato qualcosa? Io non... No, io suono la chitarra e siamo amici da una vita. È un peccato che non possa suonarci qualcosa qui. Non possiamo suonarci qualcosa qui, che non abbiamo chitarra. Non abbiamo neanche portato. Lui non parla. No, volevamo portare la chitarra e metterci qua a fare un po' di scena. Ma vedi Gian, lui è quello bello e dannato. Cioè è un po' dannata anche, se vogliamo, però. Dannata, sì. Se vogliamo, però comunque no, scherzo. Stiamo andando verso l'annata. Salutiamo Faenza! Ciao Faenza! No. Ciao a tutti! Ciao a tutti. Naturalmente salutiamo gli amici dello stand a fianco. Saluti a caso. Intanto salutiamo a caso. È un peccato. Aspetta. Che abbiamo salutato nel momento che non c'era neanche una bella ragazza, è un peccato. Poi da salutare, però nessuno l'ha visto. Voi cari amici, cosa fate? Adesso la domanda di cosa fai? Fatti cavoli. Parliamo di musica, dai. Di musica, esatto. Cioè, vi fermate anche domani, oggi e domani, o tornate già stasera? Credo che faremo tutta notte. Un po' per goderci anche questa notte bianca che sinceramente noi eravamo stati al MEI 4 anni fa, ma la facevano dove c'era quella zona industriale, sì, esatto, che era molto più raccolta per certi aspetti, meglio mi hanno detto,
però io devo dire che questo contesto mi piace di più. Allora, secondo me era più raccolta e dunque magari più facilmente un po' mirabile, no? Perché sì, c'era la sezione case discografiche, la sezione strumenti dove si suonava. Più qua magari diciamo, sì, più funzionale. Sì. Qua è un po' dispersiva, però in realtà è giusto che un contesto del genere faccia vivere anche una città dove è da anni che fanno questa manifestazione. Era un peccato non approfittare anche un po' di questo contesto. Esatto, esatto. Secondo me. Concordo, Piero, veramente. Sì, perché. E dopo che abbiamo finito di annuire, caro Gian. Sì, che stiamo correndo. Concordo, esatto. Sì, sì, certo. Sì, sì. Se faccia io l'intervista. No, non mi dispiacerebbe, però avrei anche la fatica di dover trovare le risposte. Quella... Fammi domande aperte, ti prego. Non chiuse. No, chiuse, anzi. Noi siamo. Sono contento che siamo qua già tipo 12 giorni. No, cioè, ci siamo accampati tipo nomadi. Sì, esatto. Ho la roulotte a parcheggiare. No, no, aspetta, non... E poi lo sai che... No, no, attenzione, non potete... È come l'autista, non puoi parlare con l'autista, la stessa cosa. Non potete parlare scusami, con Saiuz, c'è proprio un cartello che... Allora, insomma, parlando di noi, no? Dell'olio. Saiuz, non ti sentiamo. Ma certo, ma noi siamo... Saiuz, vieni qui con noi. È entrato Saiuz. Un applauso a Saiuz. Amici, vi... C'è la sudata. No, no, qui non c'è Saiuz, c'è la sola del Gisa, la badante di Saiuz. Cosa fai? Io lo sapevo, gli abbiamo lasciato il microfono. No, scusate, ecco. Scusate. No, perché alle 18 doveva prendere le pillole e non le ha ancora prese. È rivenuta dal Gisa che deve cambiare il pannolone. Non è che magari le ha prese con della grappa, perché sai, ci sono anche i contrasti, no? Abbiamo stato attenti. No, mi piace il ragazzo, perché comunque lo vedi che è sciolto. Vabbè, è così sciolto che passa davanti alla telecamera. Cioè lui proprio il ragazzo è che comanda lui, quindi se vuole passa davanti alla telecamera, va bene. Tanto no, ma se vuoi metterti con la sedia proprio davanti alla webcam, cioè magari tu muovi la bocca e noi parliamo. Poi facciamo che non lo sente nessuno, perché il microfono è qui. Per fortuna non lo sente nessuno, caro Gian. Quindi cosa stiamo dicendo? Grazie, gentili, ci fa piacere. Anzi. Dopo ti passa i 15,50 euro per le, esatto, per le due pizze, esatto, le due birre. Esatto. No, facciamo 20, perché 15,50 al giorno d'oggi, sai. Hai ragione, hai ragione. Facciamo 20. Sono rimasto indietro. Mi tocca mettere la moneta che poi va persa. Esattamente. Allora, cari amici, noi vi diamo l'appuntamento per provvisionamente due compari più uno quando volete ma venire. Ma io potrei azzardare che sì, non questo lunedì, non il prossimo, ma quello dopo potreste già essere i nostri ospiti se lo volete. Guarda, allora noi quindi vi mandiamo magari intanto una ci mail. Mandi, ci, ci mandi una mail e secondo me riusciamo a organizzare. Esatto. Il contatto Skype, perché naturalmente noi ricordiamo che andiamo in onda tramite Skype, così voi comodamente dalla vostra postazione di casa, senza che venite a Treviso. Ma però lui ci aveva detto che ma voi... tu non devi ascoltare. No, lui ci aveva detto che veniamo in radio ed è come una chiacchierata di un'ora con le birre, sì, ci ubriachiamo. Sì, ma lui mente. Sì, ma lui mente. Lui non ha mai detto la verità in tutta la sua vita. Ah, vieni tu a casa mia, che allora ti ubriaco a casa mia. Oh, è venire in radio. Tanto non lo sente nessuno. Allora, diciamolo che Saiuz sta facendo pubblicità per un certo tipo di grappa, ma tanto non si sente. Ecco, invece si sente. Io sono qui. Amici e cari vicini, io sono qui. Amici vicini e lontani, aiutami. Per dirvi che qui Gianluca e Luca non mi sconfinfarano. Voce del verbo sconfinferare, esatto. Dal terronometro. Esatto. No. Allora Gisa, cosa fai lì? Guarda che faccio vedere la Toria. Ah, il polpaccio di Gian. Io l'ho riconosciuto con ritardo, ma l'ho riconosciuto. Tu eri quello che era dietro le quinte dei Cugini di Campagna. Quando il cantante aveva degli abbassamenti di voce, eri tu dietro come un po' Ozzy Osbourne ultimamente. Hai ragione, che c'è il cantante. Hai proprio ragione. Esatto, sai. Eri tu, lo so. Non mi ricordo più il brano, però. Io vorrei dire che la piazzetta si è sgombrata da quando. Grazie a Saiuz. Forse anche grazie a noi, nel senso che si è sgombrata. No, non è vero, no, non è vero. C'è un grido d'allarme. No, dicevo, forse Saiuz quando vi diceva di venire in radio, naturalmente intendeva in maniera virtuale, ovviamente, quindi esatto, nel nostro sito vi ci contattate.
con il nome Saiuz con due Z, date dei contatti di Saiuz e poi andiamo in diretta il lunedì che concordiamo, poi concorderete con Luca e ci ritroverete noi tre. Certamente, voi contattate me che curo il palinsesto, gli appuntamenti, i programmi, lavivetri, l'aspirapolvere, quello che volete, sono tutto io. Tutto fare, bravo. Esattamente, anche lui della regia dall'altra parte del vetro. E poi naturalmente abbiamo anche altre trasmissioni che vogliamo ricordare, se volete anche seguirci quando andate nel sito www.saiuzwebnetwork.it, una cosa più semplice, dici non potevate farla. Perché Saiuz me lo ricordo, è la doppia Z che mi che ti prega, aspetta, su Skype la doppia Z, su Skype la doppia Z, al sito come no. Account di Skype dove lo trovi, chiedi il contatto di amicizia, ma io ho preso lì il volantino, esatto, credo ci sia tutto, no? E poi con Luca via email vi sentite e mi raccomando tutto. Ricordiamo anche Facebook, se ogni tanto guardate la nostra pagina, se vi va, se vi piacciamo metteteci mi piace, che a noi fa piacere. Per fortuna non c'è, saremmo pieni di incredibile. No, è che se volevate farvi pubblicità non ci occorreva la nostra presenza, no? Cioè. Idolo, è un idolo. Sì, comunque, da quello che mi ha dato le perle di saggezza, lui è. Meno parli, meglio è. Lui gli dovrebbe. E meno parli, meglio è. Lui parla con la chitarra. Lui veramente con la chitarra anche ci fa all'amore. capisco qualcosa. Cioè, no, ma io non voglio infangare la categoria dei musicisti. Solo l'amore con la chitarra. Esatto. Grandiosi, veramente, strepitosi. Dicevo, no, vi aspettiamo. No, non vogliamo bruciare anche quello che direte in diretta. Detto una parolaccia. Cos'hai detto? No, è partito un razzo. È partito un razzo. Va bene, è partito un razzo. Faccio il mazzo così con la musica. Mi faccio il mazzo, volevo dire. Cioè, è partito un fiore. Esatto. E quindi, se volete anche ascoltarci per radio, ci ascoltate. Se vi piacciamo, vedete voi. Ci sono varie trasmissioni. Quindi, ricordiamo che la band. Maurizio. No, la band. Come si chiama la band? Allora, non parla mai. Quando parla, sbaglia. Bellissimo. Eccezionale. La band. Perché non parla. Fuori registro. Saranno nostri ospiti, sposati improvvisamente di 1-2, perché siamo alla seconda stagione, secondo anno che va in onda, per cui grazie, troppo. No, è bella perché non ci parliamo sopra, Gian, vero? No, incredibile. Non ci parliamo anche sopra. Saiuz, però. Ecco, quelli che stava andando in onda, il disgraziato. Saiuz che ci fa gli scherzetti. Abbiamo anche altre trasmissioni che vanno in diretta e in onda, anche... Vabbè, io cito le mie, The Rock Band History, dicevo prima anche una trasmissione culturale, però se voi avete anche altri amici e anche di altre band o di qualsiasi altro campo artistico, il fruttivendolo, il tabaccaio, sì, il che ti pare, noi facciamo lo anche scarparo, panettiere, potrebbe, esatto, anche venire. Esattamente, poi venire ospiti. Vedo che abbiamo altri ospiti che ci aspettano anche lì, che sono venuti a trovarci. È un modo per dirci andate via. No, non è un modo per dirvi andate via. No, posso dire, cioè, se era questo l'intento è venuta bene. No, ragazzi, fatto tardi, dobbiamo sbaraccare. Non era questo l'intento, però volevo dire che ci fa piacere che cominciamo a vedere la piazza piena, non è vero. Ma io sicuramente parlerò di voi qua. Sicuramente è molto bene perché siete due tipi simpatici anche lui. Grazie. È molto Sai, non si sa cosa sta facendo in questo momento. Lui è la regia. Sta provando un gioco di prestigio con i cavi. Esatto. Eccolo lì. È come un po' Zio Fest. Adesso comunque, lo mette Esatto. Gianna, non diciamo che le altre web radio hanno dei mixer tipo da 47 tasti, noi abbiamo un mixer che ha due levette, però riusciamo, a volte non servono, però riusciamo nonostante tutto, esatto, 20.000 tasti. Da Faenza, dal Meri, diciamo comunque andare in onda, credo, spero, perché non lo sappiamo. Io dovrei andare a chiudere di là, cosa dici? Vado Luca a chiudere i concerti? Ah, tu devi andare a presentare. Non ci vado. È un po' raro. Che mi sta aspettando, anzi, oddio, stanno arrivando a prendermi, io vado un attimo di là. Esatto. C'è una volante che l'aspetta. Vi saluto, vi lascio con Luca e ciao. Vabbè, ragazzi, per non essere fuori registro, alla prossima, esatto, volta è la vostra già per noi scortesi, li lasciamo andare sul serio, visto che tu vai a presentare, sì, loro vanno sicuramente a promuoversi meglio di quanto abbiamo fatto, sì, qui, no, e sì, poi abbiamo degli amici che ci stanno aspettando, perché con noi vi rovinate la reputazione. È bellissimo così. Ciao, questo è stato un piacere, non incrociamo. Grazie a tutti, grazie ragazzi, buon lavoro, grazie, e buona serata. Grazie a voi, è stato un piacere. No, mi dispiace che noi stavamo avanti un'altra mezz'ora. Ah, beh, sì, con la banda vuoi prendere anche del vino? Anzi, no, se volete. No, solo che ci pagano bene, perché lui presenta, lo pagano, lo pagano così bene, grazie, che ci hanno detto domani ne parliamo. Come domani ne parliamo? Va bene, ciao ragazzi, è stato un piacere.